ho droppato l'elmo. Ma ci posso credere? Giovane colpo di terra da indossare sulla testa, è ancora timido al tocco come carne viva. Ma veramente. Ma è assurdo! Non l'ho mai droppato nella vita questo coso. La metto in video subito sta cosa. Il tempo è giusto, la luce è giusta e il vostro suspure. Benvenuti nell'episodio del The Ring che chiamerò La regola della maniglia. Prima la mamma e poi la figlia, perché in questo episodio andremo da Ranni e poi andremo da Rendala. Insomma, piedini di mamma e piedini di figlia. Ragazzi, buon modo dei e bentornati, incredibile, in un episodio che avete sentito sus, sarà un episodio epocale di Elden Ring, la sus run incredibile, dedicata a un tema che a sus piace tanto oggi, a regola della maniglia. Purtroppo i sus sono terribili, in primavera poi sono più orni del solito, quindi toccherà tenerlo sotto controllo oggi perché sarà un episodio bello movimentato. Calfate, questo è il primo video che sto registrando Robo e Romix, e infatti sus avrete visto che c'è un nuovo amico là dietro. Ho speso veramente due lire perché sto con le pezze al culo. Però ho comprato delle cosine simpatiche a Romix. Ho comprato un nuovo amico Huggy Wuggy. L'ho pagato veramente niente. La cosa carina di quella di Wuggy disgustoso è che ha gli occhi de fuori. Avete visto che c'ha proprio gli occhi? È più brutto di quelli che ho comprato su Amazon. È incredibile, cioè proprio super cinese. Poi ho comprato un mini poster che ho attaccato lì, molto carino. E poi ho comprato una chicca che vedrete solamente nell'episodio, se non sbaglio, 8 di Project Playtime. Da lì ci sarà la chicca e il famoso terzo oggetto che ho comprato a Romix, che è la cosa più bella della vita e che vedremo molto spesso. Allora, siamo a livello 51. Mi sa che ho fatto, credo, un livello solo. Però ho esplorato incredibile. Ho esplorato la parte sud di Sepolcrite e, come avete visto a inizio video, io non ci posso credere, ho droppato il polpo in testa, che io vi giuro non ho mai droppato in tutte le mie partite su Elden Ring. Non l'ho mai trovato. Mi ricordavo che questo affare veniva droppato da dei polpi, ma non mi ricordavo quali polpi, cioè c'erano solo dei gruppi specifici, io mi ricordo. E randomicamente l'ho trovato un polpo a Sepolcrite sud, vi avrò fatto vedere, quindi susso questa cosa. Ve lo faccio vedere perché è fighissimo, non l'avevo mai trovato, vi faccio vedere, guardate che roba qua. Mi aspettavo che i tentacolini si muovessero per rendere la cosa ancora più creepy. Vabbè, vedi un pochetto, vedi, ho tipo un budino in testa. Ho messo la sopravveste del mausoleo perché almeno abbiamo qualche cosa di diverso. Oggi episodio epocale perché andremo a esplorare la villa di Ranni. Non so se la esploreremo tutta, ad esempio la spada, quella fighissima che usa magia e fuoco, probabilmente la prenderò off camera. Però il piano sarebbe esplorare la villa, andare a parlare con Ranni e poi andare a farci Raya Lucaria. Così Sus è contento perché, diciamo la verità, Sus punta soprattutto a una cosa di Rendala. Anche questo personaggio sus, tutti sus sto gioco. Tra l'altro vi ringrazio del supporto per lo shorts del Romix, vedo che vi è piaciuto tanto, sono contento. Qui c'era tipo un'entrata sus, vero? Sì, ok, ammazza, me lo sono ricordato. C'è il nemico più disgustoso di tutto Elden Ring, è questo affare qui, mamma mia. Mamma mia, sta affare è qualcosa di mostruoso. Mamma mia, se ti prende è finita, penso, eh. Prendi me! Riposto! Ma guarda che abbiamo lo scheletri! No! Ma tu guarda, eh! Ok, via! Mamma mia, che creatura orribile! Non droppava niente quell'affare! Ango congelato! Che personaggio incredibile! A blacksmith, an old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am. Perhaps you like a dis... I am, after all, terribly large. You don't know how hard... Brave Tarnish, this territory once belonged to the Carrion Royal. When the Raya Lucaria Academy turned on the Carrions, after leveling it, the Carrions were taken off guard. By Kunjat is why I say, unless you wish... He manda blind. Actually, quite a rare occurrence. Perhaps his sense, at any rate. I've something else. Che errore che ho fatto. No, invece no. Ok, perfetto. Molto bene. Allora, l'esplorazione di questo luogo e di Raya Lucaria ci penserò. O ve lo faccio nel prossimo episodio,
E oggi andiamo diretti al boss di queste due aree, mo vediamo. Tra l'altro io non mi ricordo la strada di questo posto e sono terrorizzato da questa cosa. Mi ricordo che queste manine avevano paura del fuoco. Sono veramente aggressive queste cose, quindi io sto andando dritto fortissimo. Lo sapevo. È andata male, ragazzi. L'ho perso. Forse si corre, si corre, si corre. Mamma mia quanto si corre. Meno male che c'abbiamo la stamina. Si corre. Corri, corri, corri. Skippiamo quest'area. Prego, scappa, 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 scappa. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Scappa, scappa, scappa. Via, via, via. Ok. Wiu! Là sopra c'è il nostro amico che raggiungeremo quando faremo il giro da fuori. Tra l'altro vorrei comprare quel Perry di suo, perché vorrei provare a fare qualche Perry sussa. Io andrei dritto verso il nostro obiettivo. Ok, ho sbagliato strada alla grande. Non era questa la strada. Buongiorno anche a lei, signore. Mamma mia. Wow. Buongiorno, i danni. I danni. I danni. E che io c'ho pure l'anello, quello che mi aumenta il danno. Ok, via, via, via. Trappola. Tra l'altro qui c'erano dei lupi fortissimi, mi ricordo, eh. Eccoci qua. Meno male che hanno messo tutte queste grazie, perché altrimenti, mamma mia, che errore che ho fatto. Questi tra l'altro sono lupi unici. Ok. Prendiamo questo. Semino dorato incredibile. Eh sì, mi sa questa era l'ultima grazia prima del boss. Vabbè, proviamoci, dai. Allora, qui c'era l'incubo. Questi qui sono asfortissimi. Ti prego, colpiscimi da vicino. Mamma mia, quanto sei forte. Mamma mia, fortissimo sei. Ok, andava bene. Ok. Mamma mia, che danno. No, 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 abbiamo... Dobbiamo fare resuscitare gli scheletri. Mi piace tantissimo l'arma di Loretta. Veramente bella. Vai, vai, vai. Cioè, se tu riesci a, come dire, a distrarlo per fare in modo che rimangano sempre uno scheletro in vita. Gli scheletri sono veramente fortissimi, eh? Sono veramente troppo forti. Vabbè, gli ha fatto riposto lui. Ok. Ok, vai. Ok, feroce, attaccami, abbiamo vinto. Ok, vabbè, è stato abbastanza facile, eh. È stato facile. Visto? Che bravo che è stato sus. Siamo arrivati a 25 a tempra. Io sto pensando, perché da una parte dovremmo già portare fede e intelligenza su se vogliamo usare i cosi draconici. Mi sa che devo portare questa a 10, che dite? Facciamo vitalità, eh. Quelli me li farmo in caso off camera col dragone, quei due punti a intelligenza. Adesso incontreremo il nostro Adula, Adula, Adula. Tra l'altro, ci ho fatto caso adesso, io ho la maglietta azzurra proprio a tema, vedi? Questo nemico non fermerà il vostro sus. Ragni, il vostro sus sta arrivando. Fatti sotto, Adula, 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 ma chi te sei in culo? Sus sempre con queste battute stravaganti e simpatiche. Ah, foschia glaciale, molto bene. Poi è uguale all'altro drago scintipietra che abbiamo sconfitto, eh. No, peccato, volevo fare una hit. No, peccato. E si scappa, si scappa, si scappa. Questa è un'area tra l'altro molto fastidiosa per combattere. Per un attimo pensavo fosse precipitato da qualche parte. Non mi ricordavo minimamente potesse fare una cosa del genere. Adula? Però sei un po' birbantello per essere un draghetto, eh? Siamo un pochino stupidini, eh?
Diciamo che è uno dei draghi più fastidiosi da combattere nella vita proprio, perché... perché è veramente l'inferno questo posto. Vado via? Ah, meno male, ok. Ciao Dura. E che mi sta tenendo una paura bestia che io non riesco a finire Elden Ring per quando esce il DLC, che voi non avete idea. Che se non sbaglio è il 10 giugno, quindi usciranno probabilmente molti più episodi di Elden Ring del previsto, però voglio finirlo assolutamente. Quindi semmai accelero un po' con la storia, perché tanto ragazzi lo conoscete, io l'ho giocato. Questa Sus Run sta andando secondo i suoi piani, finirà ovviamente con Malenia, il boss finale, perché ricordiamo che questo Sus vuole raggiungere Malenia per fare cose. Però intanto ragazzi godiamoci la waifu definitiva per quanto mi riguarda, sono azzurro come lei, quindi oggi proprio andiamo a nozze in tutti i sensi. Ah, il Run, vabbè, ci siamo capiti. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. Renna. It pleaseth me to see Torrent have tarnished. What business? I have no no reason in... Volevo venirti a trovare perché sei bellissimo. Intriguing. Wilt thou enter in... I am the witch Rani. I stole death long ago that I might one day upend the whole bit. Già. Well... poi con Udino sicuramente, se faremo la Udino Run faremo il finale suo, eh. Io mi ci metto al servizio, farei di tutto con Rani, in tutti i sensi. Good. There is in my soul. I would have thee join him, blithe to and heed not their peculiar. Mamma mia Rani! Mamma mia Rani! Mamma mia Rani! Oh, so you were the one again. I, the Carian royal fan, told that I will keep Blythe. Glad to have you, Miss. Well, I'm still in the eternal city of Nokron. I'm planning to go below to the... see if I can't find the road. Eccolo qua, questo è il più Sus in assoluto, perché diciamo che ha dei fetish strani. Cioè, questo personaggio è veramente simile a Sus in tutti i sensi, eh. Anche se Sus, per quanto Sus non farebbe mai certe cose che questo personaggio fa. Yes, yeah. I am Salavis. Salavis. I don't know what it is, but since I asked... Adesso andiamo da Rennala. Allora, io mi ricordo una cosa. Qui mi sbaglio o c'era il seguito della missione di Yura? Siamoci qua. Non è tanto lunga la strada per arrivare a Rennala, eh? Ringraziando il godo, questi Legacy Dungeons sono fatti molto molto bene. A parte questa parte esterna, che ci sono quei mostri disgustosi che... eccoli qua, questi che mi saltavano addosso. Però noi faremo uno skip incredibile. Tra l'altro qui c'era un'armatura veramente bella. Sto pensando quale sarà l'armatura finale di Sus in realtà, eh? Non lo so ancora. Perché non mi faccio gli affari miei? Poi faremo anche il segreto per andare a Villa Vulcano. Insomma, cose incredibili. Ah, qui c'era Giovanni. Mamma quanto è duro Giovanni, signore, Giovanni. Oh. Allora, mi pare che noi dobbiamo salire, vero? Perché se si scende andiamo nel segreto Sus. Cioè, facciamo il volo. Wow, fantastico. Tra l'altro c'era pure la missione di Tops, se non sbaglio. Dobbiamo portare pure la nostra chiave all'altro mago, perché... ah no, ne dobbiamo prendere un'altra, è vero. Guarda com'è soddisfatto Sus che stiamo facendo tutto quello che si era programmato nell'episodio. Questa è l'unica area un pochino più fastidiosa, perché ci stanno un sacco di sti maghetti che vanno eliminati. Allora adesso proveremo quanto danno faremo con l'arco a questi simpatici amici. Secondo voi quanto danno li facciamo? Vabbè. Non è un danno entusiasmante, diciamo. Qui c'era, se non sbaglio, un vaso. Non si è attivato il vaso? Vaso rituale. Buongiorno, Alexander. Buongiorno. Però quanto è bello il moveset dei vasi, incredibile. Wow, degno Alexander. Allora, vediamo se funziona questo trucco Sus. Se faccio così, vengono qua. Quanto li farà male la pianza? Non mi fa niente. Vabbè. Guardali, con il loro cast infinito. Ok, perfetto. Allora, qui c'è il lupetto. Non dovrebbe essere un problema il lupo rosso, eh. Non è un nemico troppo duro, però agrame, così i scheletri si... mamma mia, buongiorno,
Mamma mia, che bello. Ah, non mi ricordo facevo. Mamma mia. Va bene. Agrame per favore. Ok. Speravo tantissimo di spaccare l'equilibrio, però non è andata a buon fine. Ok. Ok. Direi di metterci veleno e la cura. Questo sarà un episodio bello denso, ragazzi, eh? Mamma mia. Poi ripeto, mi dispiace skippare un po' queste aree, però ripeto, le faremo nel prossimo episodio fatte meglio, eh? Ormai vi avevo promesso che vi facevo l'episodio con Ranni e Rennala, quindi devo cercare di velocizzarmi. Mamma mia, ma fortuna proprio. Poi ci sta la sfera gigante, però c'era un trucco per schivarla, che non era assolutamente questo. Amico mio, ti ammazzo nel prossimo episodio, dai, va bene? E niente, vuole per forza morire questo tizio. Mi sta aspettando su veramente? No, dai, no, fratello. Lo sapevo, ubriacone. Bevi? Mi fa sprecare le cure che c'hanno già poche. Ok. Perfetto. Dopo aver incontrato Ranni, mamma mia, tocca a Rennala, che ha una cosa molto bella. Lo sai cosa c'ha a camera per dire bello Rennala? Secondo me ha una gran cultura, abita in un posto incredibile, no? No, camera, mi hai sbagliato. La cosa bella di Rennala sono i piedini. Io chiedo scusa ovviamente per il comportamento di Susa, ragazzi, ma ve l'avevo detto che l'episodio di oggi sarebbe stato un pochettino complicato da registrare. Guardali. Mi piace come se li sta spizzando, come per dire, ma che state a fare? Questa è la fine che fate se guardate troppo i piedini di Rennala, vedete? Cominciate a guardare per terra. Hush, little calva. Già. I'll soon birth thee anew. A sweeting, fresh and pure. Mi ricorda tantissimo il falso idolo di Demon Souls, lei. Tantissimo. Allora, io non mi ricordo una cosa, amici miei. Allora, bisognava eliminare quelli sus, vero? Cioè, erano quelli che cantavano, non ricordo male. Eccolo, tipo lui. Ok, però ce n'era più di uno. Ah, pure il fuoco spruzzava queste cose. Non la faccio da veramente una vita, sta creatura. Ah, due? No, ne erano tre. Ah, infatti, ecco, l'ho trovato laggiù. Per carità, mood incredibile questa fight. Eccolo qua. Lo sapevo. Quante volte mi ci hai fregato la prima volta. Cadi, gioia. Non ci posso credere io, però. Ok, vai. My beloved. Bellissimo. No fear. I will hold thee. In quanti di voi la prima volta che hanno sconfitto Rennala pensavano veramente che la boss potesse finire così? Penso nessuno, ormai se conoscete la From. Birbante From. Ho la paura che i boss dell'espansione saranno qualcosa di devastante. Difficoltà come Malenia, vi ricordo. Upon my name is Rani the Witch. Già. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespass. Volgare ficcanaso. Send word far and wide of the last queen of Caria, Rennala of the full moon. Bellissimo. And the majesty of the night she conjureth. Bellissimo. Me l'ho dimenticato quanto fosse bella questa cinematica. Avevo carini i miei scheletrini. E ho scelto il momento peggiore! Ai ai ai, ragazzi, mi sa che i miei scheletri durano da Natale a Santo Stefano. Ah, ma per
perché io sono un fagiano, ragazzi miei. Io uso... Mi metti lo scudo? Grazie. Ragazzi, come finirà male questa cosa? Dai. È rimasto uno scheletro vivo. Ciao. Il repost è stato fatale, mi sa, eh? Molto bene. Molto, molto bene. Soddisfattissimo. Allora, possiamo fare due livelli. Io farei 12 intelligenze. Bravo, cameraman, hai sconfitto Rennale. Sei molto bravo. Adesso, però, continua a giocare. Lasciami stare. Susu, ti vedo preso. Che stai facendo? Niente. Sto guardando il gameplay. È molto avvincente questo gameplay. Mannaggia Susu. Cameraman buono! Ragazzi, io direi che questo episodio mega di Elden Ring, posso oltre un'ora di registrazione, però sono soddisfatto di aver fatto vedere questo bel Legacy Dungeon, abbiamo sconfitto Rennale e siamo andati a conoscere Rani. Nel prossimo episodio, incredibile, a questo punto faremo una esplorazione, almeno delle cose più sus, sia di Raya Lucaria che di tutta la zona di Rani. Tutta la parte del lago, ragazzi, me la farò con calma off camera. E poi andremo nell'episodio successivo a Kaliad e sconfiggeremo Radahn. Direi che può andare così. Poi andremo nella capitale e faremo tante cose belle. Prossimo episodio faremo tutte queste cose belle. Va bene, ragazzi. Che cosa con voi? Scusate per sus orni, però lo conoscete ormai. Che cosa con voi? Ci vediamo alla prossima puntata.